Dopo il venerdì nero ancora in calo la lira turca, Erdogan è un complotto, la banca centrale promette liquidità. Contraccolpi sulle borse europee, tutte deboli, Milano meno 1,2%, tensione sullo spread tra BTP e Bund. Di Maio, non temiamo attacchi sui mercati e sulla manovra, rispetteremo gli equilibri di bilancio. Martina, governo irresponsabile e diviso. Odissea di nave Aquarius con 141 migranti a bordo, Salvini va da dove vuole ma non in Italia. Batterio killer a Brescia, indagata tutta l'equipe medica della terapia intensiva neonatale, la procura, atto dovuto. Una casa vacanza su due affittata in nero, i dati della Guardia di Finanza, Toscana, Lazio e Puglia, le regioni con più irregolarità. Trionfo agli European Championship 60, le medaglie conquistate dagli azzurri, 15 ori, 17 argenti e 28 bronzi. Meglio di noi solo Russia e Gran Bretagna, Quadarella, star della manifestazione. Buongiorno dal TG1, in apertura andiamo in Turchia dove le rassicurazioni delle autorità di Ankara riescono a frenare solo in parte la caduta della lira.